Nel nuovo piano Sogin è un efficientamento dei costi, un avanzamento sul decommissioning e una riorganizzazione interna per una struttura più efficace. Sicuramente sì, perché l'obiettivo di questo piano è quello di essere altamente performanti nel nostro core business, che è il decommissioning degli impianti nucleari. Nel far questo ci siamo avvicinati tantissimo al territorio. Roma non è centrica, ma sono i territori che sono il centro delle attività di decommissioning in Italia. Noi abbiamo un obiettivo molto importante, che è quello di essere all'interno di un sistema paese dove il nostro ruolo è quello della protezione dell'ambiente. Nel far questo quindi bisogna che le competenze nostre distintive siano messe a giusto punto. Quindi una modifica organizzativa che fa sì che ogni singola persona all'interno di questa azienda, con le competenze che porta dietro, si senta un particolare ingranaggio di una macchina che però deve ben performare, e di conseguenza sicuramente dobbiamo lavorare sul controllo delle performance, sul miglioramento e sull'ottenere una reputation che in qualche modo faccia sì che diventiamo un campione del decommissioning italiano. Quindi territori, ma guardando anche all'estero, con delle competenze di nicchia che avete solo voi, in sostanza. Ovviamente le nostre competenze di nicchia, che ci consentono di essere all'estero, di apprendere e di confrontarci con i pari, sono estremamente distintive e in un futuro potrebbero essere in qualche modo anche il futuro di questa società rivolta al decommissioning in altri paesi.